Voilà. Chissà se sentiranno adesso. Sì, sentiamo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Scusaci Ma tanto. ci mancherebbe, ma siamo qui anche per imparare, no? Ecco, inizio da questa cosa, questo piccolo inconveniente che è successo per raccontarvi un pochino il mio percorso. E per come, per queste cose qua, come direbbe lei, signora, non mi cazzo più, nel senso che va bene così. Perché? Perché facevo un altro lavoro, come il signor Tortello diceva, ho lavorato. Gli ultimi anni ero a Repubblica, ero capo servizio moda nel settimanale che usciva al sabato di Repubblica. E la mia vita era sicuramente diversa, nel senso era 10 ore in redazione, era su tacco 12. Adesso io lavoro con le galosce nei campi, però come dire, era tutta un'altra vita. Ho capito che questo tipo di vita non mi corrispondeva più. L'ho capito attraverso la conoscenza del mio giardino, la conoscenza, la scoperta di quello che ora è diventato il mio giardino, ma che è nato come che era un pezzo di terra abbandonata e selvaggia, un pezzo di paesaggio che piano piano è diventato mio. E forse come mi viene da dire, come tutte le belle storie d'amore. Parlavamo prima di passioni, non è proprio una passione quella per il giardinaggio. Sono sicura che è una storia d'amore. Perché? Perché? Perché durerà per sempre e perché è incominciata piano, perché col giardino e col paesaggio ci siamo conosciuti, abbiamo anche litigato e poi, insomma, abbiamo trovato come in tutte le coppie o come in tutte le famiglie che si rispettino una via, un modo per poter coesistere. Come dicevo, non adesso posso dire che casa mia è un giardino. Quando mi chiedono cosa fai, io Se no poi dico chiude. sono giornalista, giardiniera e vivo in un giardino. Perché? Perché è la parte di casa che più mi identifica. E, come sono arrivata in questo giardino? Lo dico, lo racconto nel libro. È successo come è successo quello che è successo oggi, ma in una maniera più grave, nel senso un inconveniente mi ha fatto trovare questo pezzo di paesaggio e mi ha fatto anche trovare la persona che sono adesso. Succede che vado al lavoro, sono in ritardo, sono in bicicletta, sono con i tacchi, faccio un casino con la bicicletta. Morale, faccio un incidente grosso, sono io contro un pulmino e ovviamente il pulmino vince. E quindi mi rompo una spalla, è un incidente sul lavoro, sono immobilizzata, non posso più fare quello che avevo sempre amato fare, no? Il mio lavoro da giornalista. E io sono una che ha bisogno di lavorare, ero workaholica, adesso lo sono in una maniera diversa. Quindi succede che ho bisogno di Workaholica, sfogare, non l'avevo ma mai non sentito. posso viaggiare, non posso, ripeto, lavorare, perché ai tempi poi lo smart working non esisteva, quindi non si poteva lavorare da casa. Quindi decido di prendere un treno e di ogni giorno fare tappe diverse e di camminare, perché questo mi piaceva già molto. E prendendo treni e camminando sono arrivata in quel pezzo di terra che adesso mi appartiene. Ci sono arrivata per sbaglio, camminando, salendo da. Quel giorno avevo preso il treno per Zoagli e c'erano tutte queste indicazioni, cinque campanili, Sant'Ambrogio, mi affascinano le chiese, quindi ho detto salgo verso la chiesa e mi trovo nel mio giardino. Mi trovo nel mio giardino perché dico la verità, vedo un albero bellissimo di limoni pieno, voglio rubare un limone, voglio prendere un limone perché era un terreno abbandonato, vado e cammino verso questo limone e non sono più riuscita a uscire. Nel senso che questo terreno era da una parte assolutamente aperto e abbandonato, e poi si innestava in una serie di situazioni, di case, di terreni, di altre proprietà. Quindi letteralmente il terreno mi ha inglobato e poi ho saputo che era in vendita e poi da lì non mi sono quasi più mossa. Adesso io sono parte del mio giardino. Ecco,
quindi ha anche risposto a quella seconda domanda che volevo fare, come mai proprio lì, cioè capisco benissimo che è un posto affascinante, che unisce il mare alla montagna, che non, diciamo, impressiona abbastanza, penso, credo, una Brianzola, no? Come... comunque, appunto, visto e considerato la spiegazione, capisco che è stata quasi un'apparizione. Diciamo che la Liguria, uso questo brutto termine, non mi piace, ma è un po' il mare dei milanesi, no? E moltissime persone di Milano hanno casa sul Tiguglio, quindi quando scendevo, scendevo anche un po' ammirata, perché avevo bisogno di bellezza. Di bellezza si ha bisogno sempre, però in quel momento lì forse ne avevo ancora più bisogno, quindi sapevo di andare un po' ammirata in un posto che è magico, dove la natura ti prende, un posto dove anche d'inverno è vivo, quindi perché ho iniziato a scendere, a fare queste passeggiate appena uscita dall'ospedale, quindi era autunno, e dove c'erano dei posti non turistici, perché questa era anche una cosa bella, no? Di salire in montagna. Poi la vera verità di perché mi sono fermata è perché sì, sono Brianzola, le montagne ci sono anche lì e i cammini belli ci sono anche lì, ma ho un compagno invece bretone che voleva staccarsi dal mare, che è sempre vissuto in città, ma il famoso piano B lui lo poteva solo vedere con un orizzonte lungo, profondo. Quindi diciamo che la Liguria, il Tiguglio soprattutto, è stato un ottimo compromesso per noi, perché io al mattino mi sveglio, metto i miei stivali e vado a camminare, oppure faccio nella mia terra, e lui invece, lui è molto più riflessivo, contemplativo, calmo di me, guarda il mare e gli basta, e per me basta quello. Leggendo il libro ho notato una cosa che secondo me è molto, molto importante e diciamo impressiona, praticamente la capacità di non essere invasiva nel terreno che ha trovato, cioè in qualche modo c'è stata una simbiosi, mi pare, leggendo, in cui c'era un momento in cui la scrittrice trascinava il giardino, ma anche momenti in cui il giardino stesso trascinava, cioè c'è stato un connubio particolare, secondo me. Sì, assolutamente. Allora, io penso che qua lo posso dire, perché prima di venire ho letto un pochino la vostra storia, la storia dello zenzero, e insomma quello che raccontate, e il bisogno per voi di trasmettere di natura, e il bisogno che volete anche comunicare, che le persone non sono per il non vivono per il profitto, no? Ma vivono per un altro tipo di ricerca, che è una ricerca di base della felicità. Nelle vostre 20 righe parlate più volte di fiori, di natura, di seminare per poi raccogliere. E per me è un po' quello. Quindi qua posso fare certi discorsi perché so che posso essere capita, però sono discorsi che certe volte mi dicono: ma tu sei un po' matta, soprattutto quando torno in Brianza, dove l'ottica del profitto è veramente ancora importante anche nelle generazioni come la mia. Posso dire che io, grazie al mio giardino, grazie a tutto quello che ho scoperto lì, con l'osservazione, con lo studio, con la pazienza, con la gioia di scoprire, ho capito che questa visione antropocentrica del mondo che ci hanno insegnato a scuola e che, insomma, tutti un po' raccontano, non è assolutamente vera, o comunque non è vera per me, nel senso che mi sono accorta che io, certo, io vivo in questo pezzo di terra, ma io sono parte. Io mi dico, molto spesso quando mi chiedono di descrivermi, dico sono parte del paesaggio. Quando parlo del paesaggio intendo le mie piante, intendo le piante vicine, selvatiche, che non sono mie, perché quelle piante non sono di nessuno, intendo gli animali, intendo tutte le forme viventi che ci circondano, le forme viventi comprese ovviamente anche,
anche l'umana. Io mi sento, sentendomi parte di questo paesaggio, è per quello che poi, come dire, lo tratto da simile, no? È come me, le piante sono come me, è per quello che c'è un certo tipo di rispetto per quello che faccio, per come lo faccio, e per quello che c'è stato anche negli anni il bisogno di studiare, perché è nato tutto un po' per gioco e io devo dire la verità, ho sottovalutato questa cosa. Io ho comprato in blocco questo pezzo di paesaggio che è di 6.000 metri quadri, adesso ne abbiamo aggiunti 2.000 e non sapevo niente. Ripeto, io venivo giù il venerdì sera stanca dalla redazione con i tacchi, la borsetta e il vestitino e mi trovavo sommersa da un mondo che sicuramente non era il mio e che non sapevo all'inizio come affrontare. Ho fatto anche degli errori, si impara anche da quello. E poi da lì, quindi, il bisogno di andare a scuola, mi sono rimessa a 45 anni forse a fare la scuola agraria del Parco di Monza. Ho studiato giardinaggio e mi ricordo che avevo chiesto un sabbatico a Repubblica, perché si danno ancora questi sabbatici, per poter studiare. Il sabbatico non mi è stato concesso perché andare a studiare la terra non era così figo, no? Era più, si davano sabbatici per, l'ho fatto l'anno dopo, per studiare i social, il marketing, eccetera, eccetera. Quindi cosa ho fatto? Mi sono fatta mettere in un turno di quelli da maschio, quelli serali, per poter frequentare la scuola di Monza, perché volevo imparare a coltivare, volevo essere capace di trattare bene, avere del riguardo verso questa terra che così generosamente mi aveva accolto, così generosamente mi aveva anche permesso di sbagliare tante volte, e volevo non farlo più. Quindi io mi sono detta dall'inizio, ok, prendo questa terra, ma sì, faccio un giardino carino, solo i 100 metri davanti a casa, poi i 100 metri sono diventati 500, la prima terrazza, e poi sono diventati 1.000, la seconda terrazza, e poi adesso è diventato veramente un bel giardino, se posso dirlo, che è anche orto, frutteto, uliveto, nel senso che piano piano con le potature ho recuperato il vecchio uliveto, quest'anno abbiamo fatto finalmente il primo olio, per esempio, e è diventato quel posto che avrei sempre desiderato. Sono molto contenta adesso di averlo, di prendermene cura, ma anche perché, tornando alla sua domanda, e lui anche che si prende cura di me. Io sono qua per parlare del mio libro, ma mi piace anche parlare dei libri degli altri. Ho appena presentato al Festival di Roma, un festival nel quale coordinavo delle presentazioni di libri, un libro bellissimo di Andrea Matti sull'ortoterapia. Ed era una cosa, l'ortoterapia è nata tantissimi anni fa e in Italia, per esempio, fino a pochissimi anni fa non se ne parlava. Adesso finalmente è diventata una materia studiata all'università. Il signor Matti è uno dei primi docenti all'Alma Mater di Bologna in questo corso appena inaugurato sull'ortoterapia culturale. E ho letto il suo libro e mi ha commosso, perché è un libro anche suo, scritto a diario, personale, dove però racconta la sua esperienza in campo, a partire dagli anni Ottanta da San Patrignano ad arrivare ai giorni nostri, no? E le piante possono curare. Ecco, io avevo una sensazione di benessere estremo a coltivare, a fare talea, a propagare soprattutto. La mia specialità è la propagazione. Poi vi dico anche il perché, anche se è una cosa un po' intima. Però ecco, poi leggendo questo libro e capendo che finalmente l'università ha aperto le porte a questa cosa, ho capito che è una cosa possibile, nel senso le piante possono curare in modi diversi, persone diverse. Io dico che sono propagatrice forse perché purtroppo non ho mai avuto figli, no? Quindi non ho mai potuto
propagare. E quindi questa cosa, se devo dire, tra tutte le cose del giardinaggio che preferisco, è proprio la semina, la talea, la propagazione delle piante, perché ogni pianta che ho nel mio giardino adesso è figlia di una pianta madre che ho trovato lì, o è figlia di uno scambio che ho avuto con qualcuno, con qualche altra persona che è passata nel giardino e che mi ha portato semi o pezzettini di talea. E questa cosa mi ha messo in pace e continuo a farlo. Nel senso che molto spesso le persone mi dicono sei il ritratto della felicità magari ad alti e bassi, della serenità sempre di più. Poi c'è anche il retro della medaglia, perché c'è dietro, come dire, tanto lavoro, tante sconfitte, ma anche tante rinunce. Però io mi alzo al mattino e sono felice di fare quello che faccio adesso, dopo anni. Bene, volevo chiedere qualcosa circa i rapporti con i vicini. Ho visto ad esempio che vede in lontananza quando arrivano dei vicini, credo milanesi, e mi ha un po' ricordato quello che succedeva in Norvegia, che quando arriva qualcuno in casa alza la bandiera così tutti sanno che è in casa. Ecco, lì probabilmente a vista, cioè c'è un rapporto direi nettamente diverso rispetto a quello che uno ha nella città, con cui tante volte non si conosce neanche se si abita nello stesso palazzo. Quindi lì probabilmente chiedo conferma il fatto di vedere, cioè da un calore particolare il fatto di vedere un vicino arrivare, ecco. Certo, c'è sicuramente la prossimità è diversa, no? Perché a Milano il vicino è sul pianerottolo, quindi se ti metti attaccato al muro è come se tu lo sentissi, però magari poi non ci si saluta neanche. In campagna devo dire è tutto molto diverso. Io non penso di abitare al mare, io sono convinta di abitare in campagna, perché per me quella parte lì è guardando la montagna, la parte che sento più mia. Il mio pezzo di terra, che è grande, che è selvaggio, è comunque incastonato in un contesto di uomini e di case, nel senso che non abito proprio super, super sperduta, anche se posso passare giorni senza vedere nessuno. Però sì, ci sono questi rapporti che sono... Allora, lei citava i milanesi, è incredibile, perché quando ho saputo che la proprietà più vicina, che comunque è lontana, ma era vicina, era di milanese, ho detto al mio compagno, bene, sono milanesi, magari hanno il nostro stesso linguaggio, magari sono friendly, vengono in vacanza, possiamo fare qualche cena, così. O sono gli unici con i quali abbiamo avuto dei problemi, perché? Perché sono, come dicono molti genovesi, i milanesi bruttiti, no? Nel senso che arrivano, approfittano del territorio, stressati da Milano, con il cippone, e ahimè, non c'è mai stata troppa comunicazione. I miei incontri più belli sulla montagna invece sono stati proprio con le persone locali. Premetto che anche se sono lì da 10 anni, fissa da 2, io sono sempre la foresta, mi chiamano la foresta. Mi chiamano anche la francesina, e questa cosa è curiosa. Beh, la foresta perché immagino, non parlando ligure, io non sarò mai, come dire, proprio una del posto. Ho conosciuto la vice sindaco di Camogli, che abita sul territorio da 30 anni ed è anche lei foresta, ed è vice sindaco, e comunque la chiamano ancora la vice sindaco foresta, quindi questa cosa forse rimarrà. Mi chiamano la francesina foresta per la proprietà transitiva. Sì. E poi francesina, ho 50 anni suonati quest'anno, quindi c'è poco da dire francesina. Però perché? Perché il mio compagno è francese, e perché noi in casa, per pigrizia sua e per praticità mia, parliamo francese. Quindi io, arrivando in questo territorio dove non conoscevo nessuno, parlavo con lui francese, e i vicini non dice,
li vedevo dalla finestra, insomma non c'erano mai troppi contatti. Dopodiché ho scoperto una volta, quando mia madre venne a trovarmi un giorno, che salendo con la corriera per tornare a casa, parlando con quelli che ho scoperto dopo essere i miei vicini, ma che io non sapevo fossero loro, dicevano: ah, ma lei dove abita? E mia madre diceva: sotto lì, un po' là, un po'. E loro dicono: ah, beh, ma allora abita vicino alla Francesina. Quindi mia madre torna a casa e mi dice: ma abiti vicino alla Francesina? E poi, insomma, abbiamo capito che la Francesina ero io. Il mio più caro amico è il signor Bruno, che è un signore dagli antasuonati, perché Bruno quest'anno fa 91 anni, o forse 92, che è una persona bellissima, semplicissima, ingambissima, e che è stato il mio primo tutor, ancora prima che andasse a scuola. Perché? Perché mi ha insegnato un pochino quello che sapeva lui del mondo delle piante. Ed è una persona, tornando all'accoglienza ligure della quale si parlava, è una persona che non si è mai vista fino a quando non ho avuto bisogno, nel senso che si è presentato timidamente dopo mesi. Mi ricordo, erano le 6 del mattino, io abito, per scendere a casa mia bisogna passare delle altre proprietà con un diritto di passo, e poi c'è uno scivolo molto ripido che adesso ho imparato a salire, ma allora facevo lato destro, lato sinistro dell'auto, così. E quel giorno lì mi sono, di notte, 6 del mattino, era buio, mi sono incartata sulla strada, sullo scivolo, e sgommavo un po' e facevo un po' di casino. Allora, i signori milanesi sono usciti, che avevano una Jeep lì e che mi avrebbero potuto prendere e portare, sono usciti imprecando, dicendo che facevo rumore. E Bruno invece ha chiamato un suo amico, Manuel, che adesso racconto nel libro, purtroppo non c'è più, e con 2 assi di legno e la forza di un 92enne, che in Liguria è altissima, imparai a capire, mi hanno tirato fuori dal casino nel quale mi ero messa, e da lì è iniziata la nostra amicizia, che dura ancora adesso e durerà per sempre. Adesso diciamo, ho fatto un panorama, direi abbastanza completo, di quello che è il modo di vita. Chiederei appunto all'autrice di raccontarci qualcuna delle sue prelibate, dei suoi prelibati piatti, soprattutto coi fiori. Mi ha incuriosito questo aspetto, non so, forse perché sono un uomo, quindi non pensavo che ci fosse questa grande possibilità. Comunque, appunto, se penso che a vantaggio di tutti, posso raccontarci qualcosa in questo, su questo tema. Grazie. Allora, lei è un uomo, io sono una donna, e a casa mia è, maledizione, il mio compagno che cucina e io che coltivo. Quindi diciamo che io ho trasmesso a lui questa grande passione per i fiori. Le ricettine vere e proprie dovrebbe raccontarle lui, perché è lui che cucina, però io vi ho portato, non so se riuscite a vederli, in presenza sì, un po' di fiori del mio giardino, perché, allora, del mio orto giardino, perché la cosa, a casa mia non c'è un orto, non c'è un frutteto, non c'è un uliveto, non c'è uno spazio dedicato alla raccolta di erbe spontanee, è, diciamo, un tutt'uno. Per me la bellezza, ahimè, io ho lavorato nel mondo della moda per 30 anni, quindi la bellezza è ancora molto molto importante, quindi sono partita dai fiori perché mi piacevano davvero tanto e mi incuriosivano, e sono riuscita a farli portare nel piatto a Marche. Questi li ho raccolti, adesso sono un po' stanchi perché arrivano da Rapallo con me. E per farvi capire un pochino cosa facciamo. Allora, il microfono va. Se ne me lo tieni, perché volevo farli vedere. Partiamo da il mio fiore preferito, non so se lo conoscete, il nastruzio. Tropea. Esatto, tropea. O capucine, in francese si chiama capucine, anche in alcune zone. Esatto, della Liguria e della Toscana lo chiamano capucine. Questa è una pianta che io, una pianta, perché vabbè, ho portato il fiore, ho portato anche le foglie perché sono belline, tutte rotonde. Per me è la pianta simbolo del mio giardino,
Perché? Perché è resiliente, nel senso che fa tutto da sola, non ha bisogno di essere seminata, perché si risemina, è invasiva, ha una forza pazzesca. Perché è molto bella, nel senso che questi fiori, in tutte le tonalità, dal giallo all'arancione, ammazzano di bellezza. E perché anche è una pianta che io definisco all you can eat, nel senso, si mangia tutto. Non so se voi lo sapevate, ve lo racconto. Le foglie, per esempio, si mangiano nelle zuppe oppure si mangiano in insalata. Ha un sapore un po' piccantino, pepato, tra il cetriolo e il pepe, quindi bisogna tagliarle sottile in insalata e mescolarle a una mesticanza. I fiori si mangia il bocciolo, e il bocciolo lo si può fare sotto aceto o sotto olio, esattamente come si fanno i fiori di cappero. Poi si mangiano invece i petali, sia questi grossi che quelli, non mi ricordo il termine tecnico, ma questi altri dietro, e si mettono anche lì in insalata, oppure molte persone, un po' come la calendula, lo chiamano lo zafferano dei poveri, perché per esempio colora il risotto, colora le pietanze, ed è molto buono, è profumato ed è meno intenso il fiore della foglia. E poi arriva il seme è super generoso, è grosso, è tanta roba. Il seme lo si fa seccare e lo si può usare come pepe, macinato. A differenza del pepe, non è il pepe è infiammatorio, il pepe è una brutta bestia, buono ma è una brutta bestia. Invece il nasturzio dà questo tono piccante, molto più leggero e non infiamma. Lo dico sapendo di dire una cosa giusta, perché il mio compagno ha tutta questa storia del mondo dei fiori, della natura, di mangiare bio, di mangiare sano, di mangiare locale, di mangiare stagionale. Nasce un po' da questa malattia autoimmune del mio compagno, ha il morbo di Crohn in una fase abbastanza grave, e quindi è anche però chef, gli piace fare da mangiare bene, tanto buono, e quindi cerchiamo delle possibilità alternative che la natura ci dà. E lui è veramente the must. Una ricetta facile che fa, no, un altro fiore secondo me meraviglioso è questo, è la nigella damascena. È un fiore, ancora la formichina, vuol dire che non li ho proprio trattati così male, è un fiore anche lui perfetto per le nostre zone mediterranee, che si risemina benissimo, nel senso che metti un fiorellino e ti trovi un campo. È di una bellezza, secondo me, un po' preistorica e devo dire rara, e perché è legato al mondo del cibo, perché non so se lo sapete, ma i suoi semi sono il cumino, quello che noi chiamiamo cumino. Quindi per chi cucina il cumino può semplicemente coltivare la nigella, questa sacca che contiene i semi, che è enorme, quindi è generosa, e con poche piantine si ha cumino per il cibo di sempre. Altra pianta dal seme importante è questo, che l'ho portato, che era giusto, il papavero quello semplice, rosso, non quello rosa da oppio. Papavero dei campi, lui ha, una volta persi i fiori, in questa sacca contiene i semi, che sono usatissimi in cucina per fare i biscotti, noi ci facciamo per esempio il pane, li tostiamo, sono croccanti e sono, devo dire, buonissimi. Ed è un'altra pianta che si trova dappertutto, generosa nei campi. Questa forse non ve la devo neanche raccontare, perché la borragine dovreste raccontarmi più voi a me di quello che si fa. Voi di solito, ma esatto, fate, è nel misto tipico del pre-bujun. Io per esempio mangio il fiore e il fiore rimane un po', perché questa cosa dei fiori, no? Tutti sono abituati a dire che i fiori sono belli, nel piatto servono come decorazione, invece no, se voi li volete assaggiare hanno un gusto e sono tutti molto molto diversi. La borragine per me ha un gusto che richiama un pochino il mare, richiama un pochino l'ostrica, quindi per esempio è un fiore che va messo col salato, ecco. Si mettono tanti fiori di borragine per decorare un gelato, per mangiare quel gelato, stonano un po'. Il tarassaco, ecco, è un altro fiore di campo
che si trova ovunque, noi con questo ci facciamo per esempio il miele vegano a macerazione, ci facciamo quando sono boccioli anche lì i capperi, perché lui fiorisce prima del nasturzio, quindi i capperi, diciamo il sottaceto, questo lo si può già fare a, a gennaio, anche a dicembre si trova molto mite, e poi invece si mette nell'insalata e nel ripieno del prebugione, anche lui, insomma, è una cosa che il mio prato, il prato di tutti, regala in una maniera super generosa. Le due ricettine di casa, le più, forse le più nostre, sono, la prima è il fritto di fiori, e noi lo chiamiamo tempura di fiori perché usiamo una farina di riso, proprio perché Mark deve stare attento con, le, con, gli altri cere- con i cereali e con la vodka. Facciamo questa fa questa pastella leggera e frigge i fiori. Cos'è la cosa bella? È che è il piatto tipico di apertura quando noi riceviamo tanti amici, perché ci piace avere gente. E anche se vengono e mangiano sempre tempura, cambia in tutte le stagioni, perché non so, due settimane fa facevamo le bisteccone di glicine, che sono enormi, no? Impannare un glicine, adesso siamo più sul tiglio, siamo sul sambuco per esempio, sono piante che non ho portato perché si conoscono, ma sono buonissime, e poi si va veramente fino all'inverno, perché il nasturzio c'è fino a tardi, impanniamo, non so, i fiori e le cimette del rosmarino, le foglie di vite, i fiori per esempio del finocchio. È un'altra cosa che io ho una piccola serra, li ho sempre. E quindi il mix è sempre, devo dire, sfizioso. Un'altra cosa che secondo me è importante raccontare dei fiori e dell'orto in generale è di, non so chi di voi, quanti di voi hanno un orto, però ci è stato tramandato, no? Che il finocchio è finocchio e si mangia il bulbo. La parte sotto, la parte bianca, io ho sempre fatto così, dopodiché per sbaglio mi è andato a seme, anzi no, io tengo sempre delle piante per far andare a seme, perché poi recupero i semi per le nuove generazioni, e mi sono accorta che il finocchio è una pianta bellissima ed è una pianta perenne che diventa enorme, che ha questi fiori ad ombrelle o ombrellifera esageratamente belli e che sono buonissimi, perché sanno di finocchio in una maniera ovviamente più leggera, in una maniera ovviamente più, se si mettono nei piatti si disseminano e il sapore rimane più fine. E ci sono sempre, fino a diventare finocchio, fino a seccare, quelli che non si raccolgono, e qua si raccolgono, diventano i semi di finocchio, quelli che si trovano nel pane, nelle torte, eccetera, eccetera. Quindi anche guardare un po' l'orto e la natura in una maniera forse diversa. L'ultima ricetta, secondo me, super ligure, perché a noi piace utilizzare le piante spontanee, anche un macello, del territorio, per poi trasformarle e farle, come dire, provare a trovare ricette nostre. E la ricetta estiva di casa è la granatina, quella che in Sicilia si chiama la grattachecca, perché si fa il blocco di ghiaccio e poi si gratta con la forchetta, non si frulla come la granatina qua. La granatina con le foglie degli agrumi. Gli agrumi adesso sono proprio in fioritura, quindi con la zagara si fanno mille cose. Però le foglie, per esempio, lasciate in macerazione nell'acqua per diversi giorni con lo zucchero, rilasciano tutti gli oli essenziali. Poi lo zucchero va messo, questa bacinella, diciamo rettangolare, un tupper, va messo in freezer, va congelato e poi si gratta. E non ha niente a che fare con la granita al limone o con la granita all'arancia, insomma, le foglie hanno proprio un sapore diversissimo. Ed è una cosa che abbiamo trovato su un libro del Settecento. Ci piace studiare le vecchie ricette. Un po' perché adesso abbiamo capito che lentezza è anche bellezza, quindi facciamo tutto un po' con calma, ma soprattutto perché proprio per la malattia del mio compagno
ci siamo accorti che spulciare nei vecchi libri ti permette di lavorare con la materia prima molto più semplice, nel senso non ci sono elaborazioni, no? Si parte con degli ingredienti che sono naturali e non sono sofisticati semplicemente perché non esistevano. E quindi niente, si può veramente mangiare il proprio orto, il proprio giardino, anche in una maniera un pochino più, diciamo, originale o alternativa o con gusti nuovi. Ovviamente io immagino che tutte le persone che ci stanno ascoltando sono più cittadine, bisogna stare attenti perché queste piante si trovano ovunque, ovunque, anche in città. Il finocchio, non so, il finocchietto selvatico quando spunta è anche quasi sulle strade come, come la nigella, come la borragine. Bisogna sempre avere la premura di sapere dove si raccoglie. È molto meglio un bordo stradale inquinato che un campo che non si conosce, perché purtroppo i pesticidi arrivano inaspettati e sono invisibili, quindi bisogna stare attenti. Non dico che il bordo di strada sia la soluzione migliore, però ecco, lavando bene i fiori sono sicuramente più salubri che un campo trattato a pesticidi. Bisogna stare un po' attenti su questa cosa. Potrei andare avanti a parlare per ore. Lo immagino, direi soltanto se ci sono se c'è qualche domanda da parte dei presenti oppure arrivata. Prego. Io ero lì che dormicchiavo e ho sentito il tuo intervento. Mi è piacerissimo perché vuol dire che almeno sono rilassante. No, no, rilassante, non sapevo dell'interesse dell'argomento, certo. Però... il posto che lei, dove lei ha deciso di abitare, è un posto per me molto caro, molto storico, perché era Sant'Ambrogio, no? Caro nel senso, non dico storico, ma caro nel senso di antico. Di un percorso giovanile dove si andava sempre a fare quelle gite portate da Chiavari fino a Montalegro, e sopra il Bristol c'era questa strada che si inerpicava, e la nostra meta era un po' prosaica, nel senso che andavamo in un posto, in una trattoria che era diciamo naturale, nel senso che non era diventato un luogo di propagazione del consumismo. Era un luogo isolato, bellissimo, si trova dietro la chiesa di Sant'Ambrogio. Io non c'è più, però. La chiesa non c'è più? No, no, la chiesa per fortuna c'è ancora. La trattoria probabilmente non c'è più, no, ma la chiesa aveva una caratteristica, c'è un organo meraviglioso. Sì, sì. E quando noi arrivavamo, amici, che facevamo questo tipo di trekking, ci fermavamo sulla piazzetta che domina tutta la palla. Ed era un sogno. E sentire parlare di questo fuochi, mi ha svegliato dal mio torpore e li ho ricordati. E però la domanda tragica è perché io poi sono passato 10, 20, 30 anni dopo e le cose non erano più così. Assolutamente. Perché c'è stato spuntamento del terreno, prima non arrivava manco la strada, è arrivata la strada attraverso Gioali. È arrivata la strada lì grazie o a causa dell'autostrada, nel senso che erano le strade. Manuel e Bruno hanno costruito le loro case con i muli, con gli asini, portando il cemento. Quindi quel retroterra tipico ligure, dove tutto dovevi conquistare il territorio, è completamente scomparso. Quindi io sono stato solo risvegliato da questa fantasmagoria di colori che sono quella dei fiori e della passione per la terra. Però sono in qualche modo nostalgicamente fissato su un ritorno da tanti anni dopo, è un luogo che si era completamente trasformato. Beata lei che se lo gode ancora. Guardi, io sinceramente non so, cioè non ho sotto i miei occhi il suo stesso panorama, perché non c'ero e non l'ho vissuto, ovviamente. Però quando io dico mi alzo, metto gli scarponi e guardo in alto,
un po' il senso è quello, perché sì, il Tigullio, poi quella zona di Sant'Ambrogio, meravigliosa, è meravigliosa ed è meravigliosa un po' per tutti, quindi è stata costruita. Per fortuna lì è stata costruita ancora bene, con un certo tipo di rispetto, però è chiaramente stata costruita. Io guardando in alto, come dicevo, riesco ancora a vedere sopra, ma pochissimo sopra di me, questa natura selvaggia, che c'è ancora, ma c'è anche ancora attorno a me, perché quello che succede adesso nel Tigullio, non so se anche in altri bacini, in altre zone, è il problema dell'abbandono, no? Nel senso che tutto quello che è lottizzabile, quindi appartamenti, case, villone, perché il Tigullio, insomma, ci abita il sindaco di Milano, ci abitano celebrities e VIP, tutto quello che non è lottizzabile subisce l'abbandono. L'abbandono che, ahimè, non è dire torniamo alla natura selvaggia. Perché? Perché non è possibile, perché ci sono gli uomini in mezzo. Quindi io penso a, non so, muretti a secco millenari che crollano, perché ci sono i cinghiali che non sono direzionati. Penso a uliveti dove, come dire, che hanno dato da vivere, da mangiare a decine di generazioni prima delle nostre, no? Che sono in completo abbandono semplicemente perché in quell'uliveto non si può costruire e quindi non si può fare la villetta bella con la piscina blu e tenere, c'è questa legge che se abbatti un ulivo devi piantarne un altro, certo abbatti un ulivo secolare e puoi piantare un ulivo da vivaio di un anno, quindi come dire è tutto un po' così. Però io vedo anche che tra i giovani, perché a Zoagli poi stiamo provando a fare una APS come questa, è una piccola nuova nata APS di promozione sociale sul territorio, vedo che ci sono tanti giovani che proprio perché questa terra non la vuole nessuno e quindi non costa niente, la comprano e provano a tornare a lavorarla e a farla vivere, a farla splendere. Quindi, ma proprio questa mattina che stavo facendo una riunione pre-meeting per questo piccolo festival che inauguriamo domani, c'erano dei ragazzi che mi dicevano, stavano tra Sant'Ambrogio e Morile, ah sai quel terreno, 2000 metri quadri, l'abbiamo preso in concessione d'uso perché la terra non la vuole talmente nessuno che te la regalano e ti fanno anche un favore, no? Nel senso, ti fai un favore se solo la tieni un pochino pulita. L'hanno presa in concessione d'uso e dicevano, sai, ci hanno detto che c'erano 30 ulivi, ce ne sono 42. E me l'hanno detto come se avessero vinto la lotteria. E per me questa è stata veramente la notizia del giorno, cioè del giro, ho già dimenticato giro, presentazione, tutto. Il fatto che le persone, anche adesso, riescano a guardare la terra come la guardava lei, con gli occhi puri e belli, la trattoria non c'è più. Però, per esempio, ci siamo noi che facciamo accoglienza e che a breve apriremo, se tutto va bene, questo posto per poter mangiare i nostri fiori in tempura. O se no, per essere ospiti da noi semplicemente a mangiarli. Complimenti. Grazie. Direi che siamo arrivati. Potrei fare una domanda? No, non è una domanda, perché io da bambina, andando da Genova, sono andata ad abitare a Zoagli. E subito dopo Zoagli è stata bombardata e quindi siamo andati sulle colline. E quindi San Pantaleo, poi da San Pantaleo siamo andati via perché c'era una contraerea, era troppo pericoloso, siamo andati a sei. Scusate, è un po' lontano, noi non sentiamo. Non sentono. Vabbè. Quando trasportano... Proviamo ad allungare un po' le... non di tanto perché sono qua, eccola. Giusto. Perché Segi è probabilmente il posto dei 42 olivi. Adesso quando passo con l'autostrada vedo che ci sono più case di quelle che c'erano prima, quando c'eravamo noi nel 44 e case ce n'era una, forse due. E se Morile, purtroppo ci sono andata una volta facendo la gita dei campanili,
pensando di aver visto la mia scuola, e un po' come mi viene da piangere, perché naturalmente se morire era completamente cambiato. Insomma. E non parliamo di Sant'Andrea, San Pietro, tutte quelle zone lì. Però per me quelle lì sono proprio il cuore. Vabbè, non ci sono riuscita a farci il campo, siamo andati via. Ah, scusa. Io ti scusa, ti devo dare questi soldi. Sono andati più con lasagna che la sua cuore. C'è un commento. Dopo questo inciso, volevo tornare ai fiori. Tornare ai fiori che sono qui raccolti. Questi. Allora, non li ho fatti vedere tutti perché non vi volevo tediare. Questi qua, per esempio, sono un altro esempio di come le piante da orto possano essere bellissime. Questi sono i fiori del cavolo. Nel senso che io, aspetti che non vorrei, ho piantato i cavoli. Un cavolo di solito lo tengo, come dicevo, per farci i semi. E cavoli, broccoletti, tutte queste piante, diciamo, dell'inverno, poi producono questi fiori che sono bellissimi e sono anche da mazzo, da bouquet, e nessuno lo sa. Sono entrambi, diciamo, questo è un proprio lui. Sono meravigliosi. Esatto, esatto. Sono loro. Adesso li riconosco, effettivamente. Io volevo... Allora, io ho un poggiolo che è proprio il come dire, il massimo che posso avere per ora. E l'astuzio, cappuccino, come chiamava mia mamma, stanno venendo rigogliosissime e di anno in anno riprendono il loro iter, eccetera. Però non ho mai avuto il coraggio di mangiarli. No, l'ho assaggiato in passato, ma non questi miei, perché abitando in una strada molto trafficata, mi sembra che mangerei fiori insieme a polveri sottili, più o meno sottili. Se vedo quella che ci è successo davanzale, allora rinuncio a mangiare i miei nasturzi, i miei tropeoli. Guardi, sì, ha ragione che non è come raccogliere... Però ho una ragazza recentemente che ha scritto un libro in città. Lei è una forager, una che raccoglie estrema, va in montagna, fa delle cose incredibili. E durante la pandemia lei ha dovuto raccogliere lei che mi diceva questa cosa. Cogliere il tuo che sai dov'è, lei diceva piuttosto lo lavi due volte, perché la di queste piante da città, diciamo, la parte più pericolosa è la radice, perché prende assorbe tutto quello che cade a terra, quindi non so, la carota selvatica è buonissima, però magari si mangia il fiore, non si mangia la radice, se non si sa se è una situazione come la sua. Lavata due volte col bicarbonato è molto meglio, per esempio, che prendere dei fiori o della verdura non biologica, non certificata biologica, perché chissà da dove arriva e chissà cosa succede. Va bene, credo che abbiamo esaurito il tempo. Allora, volevo dire una cosa, se posso, che Letizia, nel nostro passato... C'è Maria Teresa, aspetta un attimo, che c'è Maria Teresa, vuole dire qualcosa? Stavo tentando di dire che nel nostro passato associativo la cena dei fiori è stato un classico per anni e la faceva Letizia, che è la persona che è venuta a parlare prima e adesso non ha detto niente, ma la cena dei fiori era uno dei menù classici della società. Era uno dei nostri menù, la cena dei fiori. Scusa, ma non so perché, ma qui non si sente. E Letizia faceva la cena dei fiori, adesso ha fatto finta di niente. Ed è scappata. È scappata, ho capito. Quindi ci hai fatto venire di nuovo voglia. Potreste venire insieme al tuo compagno a fare salute, non c'è. Sì. No, vabbè, noi le cene le facciamo.
adesso che si è allentata un po' la situazione, si potrebbe fare. Io direi comunque che il libro si può comprare, non, sì. Diciamo, se volete riferimenti, c'erano, perché è un libro, tra l'altro, che secondo me profuma. È un libro che, se uno legge, piace vincere facile, dai. Sì, è così. Va bene, io ringrazio l'autrice e complimenti. Grazie, grazie.